adesso approdiamo quelle che sono le novità, anzi un'anteprima per quello che è il mondo Marantz dedicato all'Home Theater. La nuova serie di Marantz, che si propone una serie multicanale del tipo high-end, si chiamerà semplicemente Cinema. Marcare quello che è la sua impronta prettamente Home Theater. I nuovi modelli proposti da Marantz sono ben 4, che si diversificano man mano salendo di prezzo. La parte estetica è ripresa dai modelli delle amplificazioni di Marantz uscite ultimamente. Adesso partiamo con ordine, partendo dal modello più basso come prezzo, man mano salendo di quello che è la nuova serie cinema proposta da Marantz. Il primo modello che andiamo a trovare è il Cinema 70, proposto a un prezzo di listino di ben 1000 euro. Si tratta di una versione slim, per cui abbiamo un'elettronica molto compatta, in configurazione 7.2 con una potenza accreditata per canali di 70 W. Dove troviamo le decodifiche più attuali? Mi riferisco a Dolby Atmos e il DTX. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare l'EOS in configurazione multi-room. Troviamo ingressi HDMI compatibili con 8K con la codifica ARC. Come di consuetudine, la calibrazione è affidata all'Audi 6. Inoltre troviamo le uscite preamplificate per tutti i 7 canali. Visto la fascia di prezzo, non proprio scontati trovare le uscite pre per tutti i canali. Questo ci può permettere, in un futuro, di fare un upgrade, utilizzando dei finali di potenza esterni più performanti di quelli attuali di Marantz. Salendo di prezzo, troviamo l'altro modello, mi riferisco al Cinema 60, con un prezzo di riferimento di listino di 1400 euro. La configurazione è la medesima, ossia un 7.2. Però la potenza sale questa volta a ben 100 W per canale. Le codifiche rimangono le medesime, Dolby Atmos e DTX, con la compatibilità del multiroom EOS. Gli ingressi sono sempre HDMI con la configurazione ARC 8K. Per la calibrazione però questa volta abbiamo una calibrazione sempre della Audi 6, viene adottata una più performante Multi EQ XT. Il modello successivo che troviamo è il Cinema 50, con un prezzo di vendita stimato di ben 2000 euro. Quest'ultimo in una configurazione 9.4. dove troviamo una potenza accreditata di ben 110 W per canale. Anche qui le decodifiche sono di ultima generazione come su tutti i modelli, Dolby Atmos e DTX. Troviamo sempre il multiroom EOS, gli ingressi sono sempre HDMI 8K con la funzione ARC e la calibrazione questa volta è sempre della Audi S, però anche qui viene aggiunto qualcosa in più, in quanto è la versione Multi EQ XT32, ossia con una decodifica 32 bit. Si sale ancora di prezzo per arrivare al modello Cinema 40, con un prezzo di listino accreditato di 2800 euro. Troviamo una configurazione a 9.4 canali, questa volta però la potenza accreditata sale a 125 W per canale. Decodifica sempre Dolby Atmos e DTX, e medesima compatibilità con quello che è la configurazione multiroom EOS. Per quello che sono gli ingressi HDMI 8K ne troviamo ben 8 disponibili. La calibrazione è sempre Audi 6 Multi EQ nella configurazione XT32. A impreziosire questo modello inoltre abbiamo anche la possibilità di utilizzare Auro 3D. In breve una registrazione multicanale dove praticamente il suono avvolge completamente lo spettatore. E adesso arriviamo all'ultimo modello, la coppia AV10 e AM10. Avete già capito che si tratta di preamplificatore e finale di potenza in configurazione Home Theater.
preamplificatore AV10 è un preamplificatore in grado di gestire ben 15.4 canali. Troviamo tutte le ultime decodifiche per quello che è il mondo Dolby e anche DTX, oltre a quello che è l'Auro 3D. E anche qui abbiamo la configurazione multi-room di tipo EOS. Per quello che sono gli ingressi, troviamo ben 7 ingressi di tipo HDMI 8K e 2 uscite sempre HDMI. Troviamo anche un ingresso di tipo fono con configurazione MM. Abbiamo inoltre 5 ingressi di tipo analogico, 4 di tipo digitale, dove 2 sono ottici e 2 sono coassiali, oltre chiaramente a tutte quelle che sono le uscite preamplificate. Il prezzo di questo preamplificatore di listino dovrebbe aggirarsi intorno ai 7.000 euro. Stesso prezzo per il suo finale di potenza Amp 10. Il prezzo creditato sempre di listino dovrebbe essere intorno ai 7.000 euro. Finale di potenza accreditato di ben 200 W sul carico di 8 ohm, che raddoppiano sul carico di 4 a 400 ohm, misurati però con una frequenza di 1 kHz. Di conseguenza non stiamo parlando di banda piena, è da aspettarsi una potenza decisamente un po' più ridotta. Tutti i canali chiaramente sono in configurazione classe D, con un'alimentazione di tipo switching, tant'è che il suo assorbimento massimo si attesta a solamente 500 W. Un saluto da vostro Maurizio di MauriFi e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!